Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, a quanto pare Gigi Buffon ha raccolto l'appello che gli ho fatto qualche settimana fa, ovvero di ritirarsi o sostanzialmente di lasciare la Juventus. E sì, ragazzi, perché oggi è arrivata come a fulmine al ciel sereno la notizia che Gigi Buffon a fine stagione lascerà la Juventus. E proprio per sue dichiarazioni, per sua parola, per sua volontà, ha affermato anche, aggiungendo che non è detto che si ritiri da calcio giocato. Al momento andrà via dalla Juventus, poi deciderà con serenità e lucidità se proseguire la sua avventura da calciatore, ovviamente con una esperienza stimolante, oppure appendere gli scarpetti a chiodo e ritirarsi del tutto. Guarda, caro Gigi, tu sei stato uno dei pilastri della Juventus e anche della nazionale italiana, ma sostanzialmente proprio del mondo del calcio, perché sei alla ribalta dal 1995, 19 novembre per la precisione, il giorno del mio compleanno, neanche a farlo apposta. No? Quindi tu hai debuttato in Serie A il giorno del mio compleanno, il 19 novembre. Dal 95, logicamente, quindi 95, 2005, 2015 e 7 sono 21, cioè praticamente no, e 6 sono, cioè sono 26 anni e 6 sono 21, sono 26 anni che tu sei all'apice, no, del calcio giocato. Io penso che tu abbia fatto una grandissima carriera. È vero, hai sempre puntato a vincere la Champions, ma purtroppo non sempre si possono realizzare alcuni sogni. Anche alcuni calciatori hanno dovuto chiudere la loro carriera senza mai vincere la Champions o senza mai vincere un pallone d'oro, per farti un esempio, no? Per esempio, il pallone d'oro tu te lo saresti meritato e te l'hanno proprio scippato. Per quanto riguarda la Champions, purtroppo ci sei arrivato vicino tre volte, peccato, perché comunque ti saresti meritato anche quello. Però non puoi andare avanti all'infinito, caro Buffon. Non puoi andare avanti affinché non coroni quel sogno. Cioè, non è che puoi giocare fino ai 50, fino ai 60 anni. Perché lo sai anche tu benissimamente dentro te stesso che non sei più quello di prima. Non sei più il Buffon di quando tenevi 25 anni, 26 anni. Quindi è inutile che ci pigliamo in giro, caro Buffon. Bisogna essere, come posso dire, no? Bisogna essere pronti. Bisogna essere pronti quando arriva il momento di smettere. E io credo che il tuo momento sia arrivato già da 3 anni. Solo che tu perseveri continuando andando avanti, chissà, riesci a vincere sta Champions. Non a caso 2 anni fa eri andato a Parigi, no? E poi comunque sei ritornato. Quindi non vale la pena, per il mio punto di vista, continuare a scorrazzare a destra e sinistra, a destra e manca, per cercare di vincere sta Champions. Anche perché comunque il posto da titolare non te lo dà più nessuno a 43 anni, specialmente in una big. E allora a questo punto sarebbe meglio ritirarsi e lasciare un bellissimo ricordo, più che continuare a giocare magari e incominciare a fare brutte figure e a lasciare un ricordo non proprio brillantissimo e non proprio cristallino. O no, o mi sbaglio, caro Gigi, mi sbaglio, non mi sbaglio. Quindi io ti auguro il meglio nella vita al di fuori del calcio e ti voglio bene, caro Gigi, ti voglio bene. Uno che è stato tanti anni con la nostra casacca, sceso in Serie B, non puoi non volergli bene. Ed è proprio per questo che devi ritirarti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre fino alla fine, forza Juventus. E grazie di tutto, Gigi. Il calcio mondiale te ne è immensamente riconoscente.